Residui della politica non sono solamente le accuse che si lanciano i vari candidati e che rischiano di rovinare rapporti storici di collaborazione e amicizia. I residui della politica sono soprattutto quelli post campagna elettorale, quando volantini, talloncini e manifesti vari restano per le strade in attesa che qualcuno li rimuova. Le zone di confine sono quelle maggiormente bersagliate. Tra Nocera Inferiore e Pagani, nei pressi del casello autostradale della 30, fino ad 8 giorni fa, su dei mega cartelloni pubblicitari campeggiavano i volti sorridenti e promettenti di alcuni candidati al Consiglio regionale. Qualcuno ce l'ha fatta a spuntarla, qualche altro no. Gli è però toccato la stessa sorte per quanto riguarda i manifesti, finiti accartocciati sotto le stesse installazioni pubblicitarie. Rimossi per far posto a pubblicità più o meno accattivanti di tutt'altra specie. Nessuno però nel cambiare manifesto ha pensato di portare via quei residui di campagna elettorale. Li ha lasciati lì ad ingrossare le fastidiose quanto diffuse microdiscariche che si formano per mano di incivili e irrispettosi dell'ambiente nelle periferie cittadine. Non competeva certamente al candidato, che immaginiamo abbia profumatamente pagato quella pubblicità, ma quegli operai che nel rimuovere un manifesto ne hanno attaccato un altro. Questa volta forse i politici non c'entrano direttamente, anche se dovrebbero pretendere che chi si occupa delle affissioni per conto loro tenga cura dell'ambiente. Ovviamente, come spesso accade, il cattivo esempio crea emulazione. C'è subito qualcuno che ne ha approfittato per riversare accanto a quei fogli con slogan elettorali passati materiali di ogni genere, pneumatici, fusti di pittura e sacchetti di varia natura.